Benvenuto nel mio salotto di consulenza strategica e oggi parliamo di 2020 e 2021. Hai capito bene? Proprio 2020. E perché è importante parlarne? Lo capirai in questo video. Pensa che è fondamentale partire dal qui e ora, quindi dal 2020, per tracciare un 2021 che risulterà ancora più performante. Io sono Ilaria Cella, consulente specializzata in pianificazione strategica e sviluppo strutturato e attraverso il mio metodo 365 da Trilli Works semplifico, strutturo per scalare il business e sono anche autrice bestseller di questo libro che si chiama Pianificazione strategica e c'entra in tutto questo. Bene, siamo rimasti nel 2020. 2020, questo anno un po' speciale per tanti punti di vista che ci ha messo tanto alla prova. E allora, proprio perché ci ha messo tanto alla prova, beh, dobbiamo rivederci ulteriormente per essere sicuri di essere all'altezza di andare ad affrontare un 2021 che risulterà sicuramente per tanti di noi molto più impegnativo perché agli obiettivi che avevamo previsti si sommeranno probabilmente quelli che non sono stati raggiunti. Questa è la domanda. La domanda è: ma tu hai raggiunto gli obiettivi professionali che ti eri prefissato nel 2020? E da questa risposta bisogna trarre delle lezioni. Lezioni da il perché non sei riuscito a raggiungerli. Cosa sarebbe, avrebbe fatto la differenza e probabilmente ti avrebbe posizionato vicino. Perché ne parliamo adesso? Ne parliamo adesso perché nel momento in cui si parla di questo si affronta il problema con una soluzione immediata e non si aspetta il 2021, si inizia adesso perché il 2021 è fatto anche di quello che si fa nel presente. E così pianificazione strategica diventa uno strumento che in questo momento di chiusura e apertura diventa veramente ottimale, ma non solo, perché pianificazione strategica è fatta in modo che non importa che giorno sia, non siamo quando si iniziano le diete, si dice sempre inizio da lunedì. No, ogni giorno per pianificazione strategica è il lunedì. Il lunedì, nel senso che ogni giorno è quello giusto per iniziare l'evoluzione, per iniziare a rafforzarsi, per iniziare a lavorare in modo strutturato. Sì, perché pianificazione strategica è costituito da due parti. La prima parte, diciamo, il manuale di istruzione per vedere come creare una visione, come fissare degli obiettivi, come andarli a gestire a livello trimestrale, come focalizzarsi, perché comunque all'interno di pianificazione strategica c'è persino un detox per fare in modo che ci si organizzi. Hai capito? Come liberarsi di quelle cose che non aiutano e fare in modo che siamo tutti focalizzati su quelli che sono i nostri obiettivi pianificati. Ma dove, se non hai raggiunto gli obiettivi, se sei frustrato perché accade nel momento in cui non si raggiungono gli obiettivi, beh, non è colpa tua. Nessuno ha insegnato, purtroppo non si insegna come si fissano, come si raggiungono gli obiettivi, ma qua adesso la scusa non c'è più. E ti dirò che
In questo libro è stata aggiunta una parte, alla parte di pianificazione strategica. Mi sembra che siano, beh, le ultime 100 pagine sono dedicate alla struttura. Cosa vuol dire alla struttura? Avere una struttura che va a semplificare, a facilitare, rendere piacevole l'esecuzione della nostra pianificazione. E qui tutto cambia. Pensa, immagina di alzarti al mattino e dire: ok, in 5 minuti mi metto a pianificare, seguo una struttura e questa struttura mi darà un vantaggio competitivo di risparmiare fino almeno 10 ore settimana investendo 5 minuti quotidiani. Beh, se non hai il tempo, se hai detto nell'ultima settimana non ho tempo più di 2 volte, questo libro è la panacea perché ti fa spazio, crea il tempo, ok? Affinché riesca tu a fare le cose che piace a te fare. Immagina di avere 10 ore la settimana in più, vuol dire che hai di fatto una giornata. Vuol dire che di fatto hai la possibilità di non lavorare dal venerdì alla domenica. E vuol dire tante cose. Ecco, questi sono il significato. In più voglio leggerti perché voglio leggerti delle storie di successo. Questo libro abbiamo fatto la versione che io chiamo beta a luglio è stata testata, il metodo era già stato testato, ma la versione proprio di pianificazione strategica è stata testata tra 100 persone impiegate, dipendenti dei miei clienti. E ti voglio leggere la testimonianza di Pier Giorgio che dice: sono finalmente ritornato in pista. Ho superato il mio target trimestrale con una crescita del 105% rispetto allo scorso anno, un risultato assolutamente imprevedibile. Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere anche quello che dice Elisabetta, che dice: pianificazione strategica mi mantiene focalizzata sulle attività che migliorano la mia performance, riducendo le distrazioni. Ho finalmente raggiunto il pieno controllo della mia vita, diventando organizzata grazie alla struttura di pianificazione strategica. Sono arrivata ad avere più tempo per stare con i miei figli. Ed ancora Luca, perdevo tantissimo tempo, ero talmente distratto da dimenticarmi anche le opportunità che la vita mi offriva. Pianificazione strategica mi ha trasformato, un metodo straordinario che mi permette di vivere e apprezzare ogni istante. Mi hai aiutato nella quotidianità, creando nuove abitudini e rendendomi più produttivo. E questo era Luca, ma sono veramente tantissime le testimonianze che arrivano anche adesso di persone che, avendo comprato la propria copia da meno di un mese, hanno fatto dei progressi giganteschi di cui nemmeno io mi capacito. Per cui, se sei tra quelle persone, beh, fammi sapere quali sono i tuoi risultati. In più, ho una sorpresa. Beh, due sono le parti nel libro, in più c'è una parte che è la parte virtuale, come quella dove stiamo interagendo, una parte dove c'è un portale proprio solamente esclusivo solo per chi ha acquistato la copia di pianificazione strategica, dove si ha accesso a schemi, modelli utilizzati nel libro, ma non solo. Infatti, andremo nella prossima settimana a tenere un webinar live in modo tale che se ci sono delle domande si possa rispondere e in cui andiamo a vedere due cose essenziali. La prima è andiamo a analizzare
esattamente in che posto ti ritrovi, il che vuol dire che avrai la possibilità di capire cosa ancora ti manca per raggiungere il pieno, quel 100% in cui, vabbè, diventi talmente bravo che diventi esemplare anche per gli altri. E poi c'è anche un'altra cosa, si va a trattare di quella che è la struttura o la strategia differenziante, in modo tale che comunque venga data, oltre il dove si è, la visibilità e la chiarezza sul dove si è, anche la visibilità e la chiarezza su quali sono i fattori in grado di differenziare te dalla concorrenza? Quindi quali sono quelle cose che possono in qualche modo darti quel vantaggio competitivo che altrimenti, di cui altrimenti non avresti, perché saresti forse uguale a tanti altri, ecco. Bene. Bene, questo è un po' quello che ritengo importante e sono molto orgogliosa di poterlo dare gratuitamente a chi comunque ha investito su se stesso. Su questo libro ha iniziato a fare un lavoro e per cui lo voglio in qualche modo sostenere. Se non l'hai ancora comprato, lo puoi comprare il libro, poi ti puoi iscrivere al portale. In quel modo invierò un'email a tutte le persone che sono iscritte al portale. Tutte le persone che sono iscritte al portale sono persone che comunque hanno acquistato il libro. Ecco, se poi vuoi farmi sapere in modo tale che comunque mi accerti al 100% che hai avuto tutte le credenziali per entrare nel seminario, che appunto l'hai acquistato, eccetera. Basta farti una foto con il libro in cui mi tagghi e sarò molto felice di partecipare a questo e farti inviare questi link per partecipare a questo webinar straordinario, che sarà un webinar che andrà in qualche modo a chiudere tutto il cerchio della pianificazione strategica di quei contenuti a cui hai accesso. Bene. Come ti dicevo, sono Ilaria Cella, consulente specializzata in pianificazione strategica e sviluppo strutturato. E se volessi partecipare, se volessi appunto inviare il mio link a dei tuoi colleghi, fammi sapere, sarà sicuramente un qualche cosa di riconoscibile e irripetibile. E ti ringrazio e ti auguro buona giornata.